Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è: Il narcisista ama provocare perché è in colpa. Allora, prima di iniziare, ti chiedo se per favore poi metterai like a questo video, così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrai trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Terza ed ultima cosa, ti volevo dire che abbiamo scritto un libro, che è questo, è una guida per riconoscere le relazioni tossiche. È un libro che secondo me potrebbe interessarti, potrebbe esserti utile perché ti fa capire come agiscono i narcisisti patologici, come riconoscerli fin dall'inizio, come gestirli, se li vuoi gestire, se li devi gestire durante la relazione e come star meglio dopo lo scarto finale. Se vuoi la guida, il libro lo puoi trovare o qua sopra sotto il titolo, oppure qua sotto nelle note o nei commenti. Chiusa parentesi. Il narcisista ama provocare perché è in colpa. Ripartiamo sempre dal presupposto che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Detto questo, una delle caratteristiche principali di un narcisista patologico, overt, ma anche covert, perché ci sono diversi tipi di narcisisti, ma i più importanti sono quelli aperti, che ti provocano in maniera diretta, cioè. All'inizio sono gentili, carini e dolci perché ti devono far innamorare, poi nel tempo si rivelano per quello che sono. E che cosa sono? Dei gran provocatori, delle persone acide, delle persone sadiche e delle persone senza coscienza e senza empatia, perché hanno un disturbo di personalità chiamato disturbo narcisistico di personalità. Ti possono provocare in tanti modi l'overt, tipo perché è molto diretto, è molto chiassoso, potrebbe offenderti, potrebbe dirti delle cose molto brutte riguardo, non so, quando inizia a discutere perché vuol sempre aver ragione. Ti vuole provocare facendo che tu gli dica qualcosa indietro, dicendo poi, ecco, vedi, sei una pazza scatenata, l'ho sempre detto che sei cambiata rispetto all'inizio. Ti vuol far sentire in colpa il narcisista overt, provocandoti perché in fondo sa perfettamente che la colpa l'ha lui. Quando ti dice, quando è troppo geloso, quando ti dice che tu lo stai tradendo, in realtà è lui che sta tradendo te, perché un narcisista patologico tradirà sempre tutti. Purtroppo ti ha tradito te, come me, che ci siamo passati, ha tradito quella prima di te e tradirà quella dopo di te. Un narcisista patologico non dà mai l'esclusiva a nessuno. Ama provocare perché è una persona fondamentalmente vuota, è una persona che, ripeto, sadica, gode nel far star male gli altri. Infatti, ti distruggerà tutte le feste, magari il tuo compleanno, magari una tua promozione sul lavoro, magari le vacanze insieme. Insomma, è un disastro. Un narcisista patologico covert, che sono quelli coperti, che sono quelli più subdoli, cercheranno di instillare a te un dubbio. Ti provocheranno in maniera più sottile, andranno a colpire dove ti fa più male. Ad esempio, se sei sovrappeso, il narcisista covert vuole provocarti proprio lì e ti dirà sempre che non ti vanno bene i vestiti e ti dirà sempre che non sei più quella di prima, ma lo fa dicendoti che ti dice queste cose qui per farti migliorare, certo, per il tuo bene, ma in realtà chi ti vuole bene non ti offende, non ti fa sentire confusa, non ti fa sentire sbagliata. Chi ti vuole bene, se c'è un problema, te ne parli in maniera diretta e non gioca sul problema che hai. Vuole provocarti il narcisista covert, che significa coperto, davanti a tutti. Ti punzecchierà e vorrà far sì che tu lo lasci. E sai perché? Perché vuole, siccome per i narcisisti è molto importante l'opinione degli altri, vuol preservare la buona faccia di essere una persona degna, di una persona decente, che ha fatto di tutto per salvare la relazione, ma sei tu che sei un po' pazza, sei tu che non accetti più le critiche, che sbotti con tutto, che sei diventata diversa. Lo farà davanti alla tua famiglia, lo farà davanti agli amici comuni e ti dirò di più, il narcisista covert ti sparlerà male di te alle tue spalle perché si preparerà il terreno, dirà a tutti che sei strana, che dovresti andare dallo psicologo perché non stai bene, quando in realtà lo psicologo molto molto spesso fa degli ottimi lavori, ma il narcisista non vuole andare dallo psicologo, il narcisista non vuole cambiare, ricorda, perché molta gente mi dice, ma il narcisista può cambiare? Certo, tutti noi possiamo cambiare, ma c'è un piccolo problema, il narcisista, maschio o femmina che sia, sente di aver ragione e pensa che gli altri abbiano torto, perché? Il disturbo narcisistico di personalità
è un disturbo egosintonico, significa cioè lui, il narcisista o lei, si sente in sintonia con se stesso. E quindi se va dallo psicologo sarà o per manipolare anche lui, oppure dopo un po' smetterà dicendo che è un ciarlatano. Morale: non cadere alle provocazioni del narcisista. Il narcisista provoca, uno, per coprire le sue malefatte, due, per far sì che tu esploda davanti a tutti, così che ti lascia, tu lo lasci magari, perché è l'ennesima provocazione, magari vuoi chiudere, e dopo lui piangerà e dirà: ecco, vedete, mi ha lasciato, è lei la cattiva, ecco, mi ha lasciato, io ho provato a fare di tutto per salvare la relazione, ma non è vero, ti ha sempre provocato. Un narcisista vive nelle provocazioni. C'è un famoso detto che recita: non lottare nel fango coi maiali, perché è il loro habitat naturale e in più loro si divertono. Quindi non cedere alle provocazioni di un narcisista patologico, non cedere mai. Chi ti provoca non ti ama, coi tuoi tempi ti consiglio di chiudere la relazione, perché credimi, non porta nulla di buono. I narcisisti non cambiano e distruggono la vita degli altri. Questo è il mio umile consiglio che ti do. Spero veramente che se sei in relazione con un narcisista patologico tu possa capire che è una persona disturbata e che è meglio uscire da quella cosa lì chiamata relazione, che non è una relazione ma soltanto un delirio, e troverai sicuramente una persona giusta per te, credimi. Stiamo uniti e arriviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero informate. Grazie. Prima di lasciarti ti voglio consigliare due miei video che possono esserti utili. Il primo è La nemica dei narcisisti e la puoi trovare qua. In questo video ti parlerò chi è la nemica o il nemico giurato di un narcisista patologico, chi davvero gli può fare star, lo può far star male e lo può raggirare come lui ama raggirare gli altri. Il secondo video che ti voglio consigliare, sempre mio, è Il karma del narcisista e lo puoi trovare qua. In questo video ti parlerò di come un narcisista patologico nel lungo periodo debba fare i conti con un karma davvero difficile da gestire, perché far del male agli altri, prima o poi lo paghi. Il narcisista patologico non è una persona che gli va tutto bene e credimi, quando diventerà anziano, vedrà la sua vita sola, triste, perché un narcisista patologico rimarrà solo o se troverà delle persone saranno solo per interesse e lo tratteranno come lui ha trattato tutti gli altri, cioè male. Credi. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.